una partita un po' da due volte, perché nel primo tempo il Foligno comunque è riuscito in qualche maniera a contrastare abbastanza bene il pressing. Secondo, forse magari qualcosina in più a prezzo, diciamo, ha lasciato molto più campo agli avversari. È chiaro che il valore delle due squadre si vede dalla classifica, c'è poco da cercare alibi o quant'altro. Qui si perdono i duelli. Bisogna assolutamente mettersi in testa che in qualsiasi posizione del campo noi dobbiamo vincere più duelli. A volte quando giochiamo sullo sporco con gli avversari ci capita che gli altri arrivino un attimo prima. È successo addirittura su un fallo laterale e oggi è veramente dura da mandare giù. Appunto, anche su questo discorso delle seconde palle lei intendeva, no? Cioè che forse c'è stato... È chiaro che in una situazione del genere per noi un punto era anche qualcosa da dove ripartire, era qualcosa di importante. Infatti dovevamo provare a vincere nella seconda parte del secondo tempo, ma non dovevamo rischiare. Per me è dura da digerire che dopo aver sofferto, aver corso, aver combattuto, prendere un gol su fallo laterale, ho difficoltà a rimanere tranquillo, insomma, ecco. Certo. Quindi adesso lei ha due settimane per... in settimana ha detto che era forse ancora un risultato positivo, si lavorava meglio, però sicuramente sono due settimane importantissime per, diciamo, il bivio del campionato, per preparare appunto questo rush finale. Io non vi nascondo che quando è arrivata la chiamata del Foligno, la prima cosa che ho fatto sono andato a vedere il calendario. Ho detto, cavoli Guido, arrivi e le prime tre partite in una settimana sono partite veramente toste, perché in questo momento la classifica parla chiaro e in questo momento tutto è possibile. In queste tre partite la squadra potrebbe incontrare delle grosse difficoltà. Però mi aspettavo di riportare, almeno oggi mi aspettavo di riportare qualcosa a casa. Di positivo oggi che cosa vede rispetto, no, anche alle altre due partite? Comunque la tenuta difensiva c'è stata anche oggi, forse ecco davanti c'è sempre un pochino, no, il problema maggiore del Foligno. Sì, io ho notato prima della gara e anche durante la gara un atteggiamento diverso da parte di una squadra che sia in difficoltà ma che oggi mi è sembrata più squadra. Dobbiamo ripartire da quello e dobbiamo ripartire dal fatto che adesso arriveranno anche delle partite molto importanti ma con squadre che magari potranno avere anche i nostri problemi, e quindi dobbiamo assolutamente per forza voltare pagina. Per me è dura, per me ve lo dico, è dura, perché un allenatore che perde tre partite consecutive si deve mettere in discussione assolutamente, però il lavoro svolto durante la settimana non lo metto in discussione, perché i ragazzi si allenano bene, si allenano con costanza, con serietà. La domenica però si perde qualche duello di troppo e il campionato è questo.